Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Adrix con un altro video sulle mie passioni, come potete vedere. Questo è l'angolo del modellismo. Allora, più o meno da 2 mesi circa ho intrapreso questa strada qua e ho voluto cominciare a prendere il primo modello radiocomandato, che è questa macchina qua, molto bella. È elettrica, non è a motore a scoppio. Praticamente questa qua è molto bella, anche perché di poi, vabbè, su tutte si possono cambiare le scocche. Ovviamente bisogna adattarle, perché hanno questi quattro pirulini che fungono da adattamento alla scocca. Io infatti questa qua l'ho presa da questa scocca l'ho presa da un mio amico e l'ho dovuta adattare al mio basamento che avevo già. Comunque presenta bene, fa anche una bella figura e boh, l'abbiamo anche provata. Ovviamente questo qua è un modello non professionale, quindi non va velocissima, però già ti diverti, non c'è niente da dire. Poi ovviamente ci sono altri modelli con batterie più potenti e viaggiano anche di più. Poi per carità ci sono anche quelle a scoppio, e quelle a scoppio ragazzi sono molto migliori che queste qua, ovviamente. Dopo questo modello qua ho voluto intraprendere la strada dei droni. Ho detto ma proviamo anche a volare, a vedere un po' come ce la caviamo sul volo. Sono andato in negozio, ho preso questo. Allora, questo qua è per quello che l'ho pagato, che nel senso che non l'ho pagato poco, intorno ai 150 euro. Penso che sia un semi professionale e forse ho fatto anche l'errore, perché io per la prima volta che guido questi aggeggi qua, e vi posso assicurare che non è del tutto facile. E perché non è facile? Perché bisogna capire da che parte va, bisogna sul telecomando, poi vi farò vedere, ci sono dei tastini dove bisogna trimmarlo. E vi spiegherò cosa vuol dire. Praticamente se lui va di qua, se lui tende ad andare verso in avanti da solo, noi dobbiamo col telecomando direzionare con questi tastini, noi dobbiamo praticamente registrare che stia fermo nella sua posizione di volo e poi col telecomando lo facciamo spostare dove vogliamo noi. E questo qua forse anche nell'ultima caduta che ha fatto si è rotto anche la sua scocca. Però per carità vola ancora abbastanza bene. E l'unica cosa che mi ha fatto strano è che su questo prodotto qua, su YouTube, perché quando compro qualcosa o anche prima di comprare mi informo, vado a vedere su YouTube qualche recensione, e di questo c'è solo una recensione, tra l'altro detta da un tedesco, e non si capisce una mazza. E niente, poi praticamente adesso oggi mi è arrivato quest'altro drone qua che vi faccio vedere, lo apro insieme a voi. Questo qua si chiama X5 SC1. Prima non ho fatto X5 SC, questa è la versione tra virgolette più bella, ma non è uguale. Tra l'altro la versione quella prima di questo l'ha presa un mio amico. Ho visto che è molto più stabile rispetto a questo, perché questo qua è molto ballerino, diciamo. Allora ho detto, ma quasi quasi me lo prendo anch'io e così mi ci prendo la mano, perché è molto più. Secondo me questo, secondo me, è adatto per i principianti. Facile da utilizzare, non è complicato. Allora, dentro la scatola troviamo istruzioni che insieme a voi guardo se sì, c'è inglese, ma spero che ci sia anche italiano, perché sennò siamo fritti. Ecco, non voglio dire una cavolata, ma mi sa che è tutto in inglese. Perfetto. Comunque, nessun problema, perché tanto avendone già avuto uno so più o meno come va fatto. Allora,
prendiamo questo è il drone, molto bello, un colore molto vivace, sotto ha 4 LED, due colori diversi dagli altri, due rossi, due verdi, per distinguerli dal davanti al posteriore. Poi abbiamo una videocamera, questa qua, molto facile da inserire, che invece nell'altro è posizionata sempre al di sotto del drone, ma con delle viti. Invece questa qua praticamente si va a incastrare, perché ha una sua guida, una sede, si incastra lì, poi il filo si va a incastrare nel suo apposito foro e gioco è fatto. Di dietro abbiamo uno sportello che sarebbe il vano della batteria. Adesso faccio vedere, se vuole uscire mi fa un piacere, eccola qua. Questa è la batteria, ovviamente è piccolissima perché deve entrare nella sua fessura. Questa è di 500 mAh, l'altra mi sembra che è di 700, dura un po' di più. Comunque calcolate che questi droni in volo durano dai 7 ai 10 minuti, non è che durano tantissimo. E poi praticamente la batteria va collegata qua, qua così, ovviamente quando è carica, adesso vi sto facendo vedere solo così, si va ad introdurre all'interno, si chiude, vediamo se carica, perché io lo sto aprendo con voi, non ho ancora aperta ragazzi la scatola. Sì, vedete? Ha un minimo di carica, verdi e rossi come vi dicevo. Spegniamolo, ok. Poi, dentro c'è il telecomando con i suoi gommini per proteggere le levette analogiche, che togliamo. Allora, il telecomando si presenta così. Allora, qui abbiamo un display dove praticamente possiamo vedere i nostri controlli che diamo al drone, i suoi trim, i trim sarebbero questo e questo qua, e questo qua lo regoliamo se va troppo in avanti, se va troppo indietro, questo se va troppo a destra o va troppo a sinistra, noi, se lui va, se va troppo a destra, noi ovviamente schiacciamo verso sinistra e viceversa. La stessa cosa per il trim, quello che quando è in volo, che se va troppo avanti, noi lo dobbiamo portare verso di noi e mandiamo in giù il tastino o viceversa. Poi questi sono destra e sinistra, per farlo volare di lato. Ah, prima di tutto, per farlo funzionare, noi accendiamo prima il drone. Adesso vabbè, io qua non ho le pile, devo poi metterle. Qua c'è una vite, si toglie la vite, si apre il cassettino, ci saranno penso 4 o 6 pile, quelle stilo, e si accende prima questo, poi si accende il telecomando del suo tasto e dobbiamo collegare il telecomando al drone. Praticamente si fa così, tutto in su e in giù. Quando si va in giù il drone fa un beep, vuol dire che si è collegato al telecomando. Lo mettiamo a zero, anzi no, quando è così, man mano che lui aumenta la velocità, lui parte, va per aria. Questo qua, questo trim qua, serve per fare sia foto che video. Se non ricordo male, spingendolo in giù, iniziamo il video e in su la foto. Quando siete in modalità video, vi dovete ricordare di rischiacciare di nuovo lo stesso tasto in giù per bloccare il video, perché se voi fate il video, atterrate, spegnete il drone, il file è fasullo, non l'ha salvato. Quindi voi siete in volo, fate il video, atterrate o mentre state volando, rischiacciate di nuovo in giù, il video si blocca
atterrate, spegnete il drone e siete sicuri che ha salvato il filmato. Volevo solo vedere una cosa. Sì, perfetto. Dietro alla telecamera abbiamo una micro SD. Per fortuna già in dotazione. Spero che si veda perché la telecamera ce l'ho un po' lontano. Si mette all'interno del posteriore della videocamera e boh. Poi direte, ma non ha le protezioni, non ha... tranquilli, perché ci sono rimasto anch'io un po' di stucco, perché ho perso la scatola, cioè gli ho dato un'occhiata, però la volevo aprire insieme a voi e non ho visto il resto. Poi faccio così e sotto c'era tutto. Allora, qui abbiamo i suoi ripara eliche, perché io vi consiglio che se siete alle prime armi montateli. Questi hanno anche la sua vite originale, praticamente va messa qua così, su tutte e quattro le eliche, qua così, e sono quattro. Poi abbiamo quattro eliche di ricambio, perché non si sa mai, si potrebbe romperne una. Anche le eliche da sopra qua, da sopra, hanno le loro viti, che lo trovo molto più adeguato, perché l'altro ha una vite di sotto, ha una vite qua, e io ieri queste qua le ho cambiate, le ho messe nuove, e non è stato semplice, perché comunque quelle nuove, e non so come mai, non c'entravano il foro del perno, del motorino, è stato un bordello. Invece questo qua vedo che sembra che sia più semplice, basta svitare la vite, questa viene via, rimetti quelle nuove, avviti e boh. Poi abbiamo un altro sacchettino che all'interno ci troviamo, allora, un cacciavite, ovviamente per andare alle riparazioni, per togliere le viti del drone. Questi qua sono le quattro gambe del drone, dove lui si può appoggiare. Poi abbiamo questa chiavetta USB, che praticamente prendiamo la nostra SD del drone, la infiliamo qua, la inseriamo al computer e vediamo quello che abbiamo salvato. Questo qua. E questo è il suo caricatore della batteria, cioè prendiamo la batteria, la colleghiamo a questo spinotto qua, questa USB va all'interno della porta USB del nostro PC e si autoricarica. E poi, allora, qui praticamente abbiamo tutto, istruzioni, tutto, ci manca solo più la prova all'esterno, vedere come vola. E quindi adesso io vi saluto e passiamo poi al prossimo video, che vi faccio vedere come si presenta per l'appunto in volo. Ok ragazzi, a dopo. Ciao! Allora, sono venuto a provare il drone all'esterno in un prato, quindi vi consiglio sempre di venire a provare questi modellini in zone molto aperte e dove c'è l'erba, che se vi cade non si reca dei danni. Allora proviamo, adesso abbiamo collegato il telecomando al drone, vediamo un po' come si comporta.
anche abbastanza vento, quindi a tenerlo non è facile. Ragazzi, questo è tutto. Abbiamo provato il drone anche all'aperto e, come vi ripeto, usate questi articoli sempre in luoghi molto aperti, spaziosi, soprattutto dove c'è erba, perché se lui cade non dovrebbe rompersi. Ovviamente se cade da una distanza, da un'altezza molto elevata, se non lo tenete più, ovviamente si potrebbe anche rompere. Allora, io posso dire che questo qua è un drone molto semplice da utilizzare, è abbastanza stabile, quindi consigliato a un pubblico che non è esperto come me. Con questo, ragazzi, vi saluto, iscrivetevi al canale, se vi è piaciuto il video commentate e lasciate dei bei like, ok? Ciao belli!